Andrea Damante, pesante accusa su Giulia, il DEI non ci sta e sbotta. Andrea Damante, piove una pesante accusa sul suo rapporto con Giulia, il DEI non ci sta e sbotta. Ci risiamo. I leoni da tastiera non dormono mai. Andrea Damante è uno che però di solito lascia correre. D'altra parte negli ultimi tempi il chiacchiericcio sulla sua love story con Giulia Dell'Ellis ha partorito ogni sorta di pregiudizio e retropensiero. Perdere tempo a replicare e spiegare sarebbe un esercizio tanto faticoso quanto inutile, con certe menti lette non che è verso che tenga, bisogna arrendersi e lasciarli parlare, ai noi e ai lui. Tuttavia, stavolta è stato superato il limite. Così il DEI veronese ha affrontato la questione di persona, o meglio di profilo Instagram, rispondendo all'accusa. Tra le altre cose ha pure svelato un dettaglio sulla puntata del Grande Fratello VIP di domani. Andiamo a scoprire tutto. Se ne sbatte di Giulia, malato di business, Damante replica. Alla gente che continua a chiedere se sarà in puntata, la risposta è no. Perché lui se ne sbatte il CIE di Giulia. È solo un malato di business. Questo il simpatico e pacato commento che Andrea si è trovato sul proprio profilo Instagram. L'utente inoltre ha poi aggiunto un altro pensiero, coloro che difendono il DEI in futuro saranno quelli che lo criticheranno per la porca che farà a Giulia. Damante non ha perso troppo tempo ed ha risposto in maniera tanto stringata quanto eloquente, sì che ci sono, caso umano. Dunque, Andrea replica alla polemica con un paio di parole, dando inoltre la notizia che sarà presente per la diretta del lunedì sera del Grande Fratello VIP. E chissà che magari non ci scappi pure una sorpresa per la sua dolce metà. Si mormora che. Damante Dell'Ellis, in arrivo la maxi sorpresa per Giulia? Che è stato un vociare nei giorni scorsi che ha fatto pervenire un'indiscrezione che ha letteralmente messo in trepidazione le schiere di fan dei Damellis. Lo spiffero sosteneva che prima della fine del reality di Canale 5, Andrea avrebbe varcato la porta della casa più spiata d'Italia per fare, niente poco di meno che, la proposta di matrimonio alla sua Dell'Ellis. Che il momento sia davvero giunto.